Domenica 20 maggio si è svolta la 7ª edizione del Grand Ride delle Prealpi Trevigiane, un ultra trail di 72 km e 4600 metri di dislivello lungo la catena montuosa che fa da spartiacque tra le province di Belluno e Treviso. Ad aggiudicarsi il podio della gara lunga, con il tempo di 8 ore e 9 minuti, ancora una volta l'atleta valdobbiadenese Ivan Geronazzo, che nella parte finale ha dato il meglio di sé, arrivando per primo al Fadalto con forte distacco su Luciano Meneghel. Sono partito con le prime due staffette, con Miotto e Camilli, ho visto che bene o male riuscivo a tenere il suo ritmo, per cui ho cercato di spingere più che potevo e stavo bene. Qualche progetto per il futuro? Questa era in preparazione per la LUT e poi mi riprovo l'UTMB Monte Bianco. Prima fra le donne Elisabetta Mazzocco, che si conferma una grande atleta nella disciplina dell'ultra trail, mentre nella staffetta si è distinta la coppia Camilli-Tramet. Nella mezza di 25 km studiata a ridosso del Col Visentin sono saliti sul gradino più alto del podio Luca Miori e Silvia Serafini. Sono sempre felicissima di venire a correre qua perché io sono della provincia di Treviso, quindi sono le Prealpi mie dove vengo a allenarmi. Quindi è sempre una grande gioia per me correre qua. Penserai alla lunga? Ma per adesso no, però non lo escludo in futuro. Novità dell'edizione 2018, l'iniziativa Corro con te, che ha assegnato uno speciale pettorale ad un gruppo di persone disabili che hanno gareggiato virtualmente con alcuni top runners. Una 60ina di atleti sono stati abbinati a persone con disabilità e hanno portato un messaggio di solidarietà a queste persone meno fortunate, e il Corro con te anche per loro finirà sul podio in molti casi. Una manifestazione perfettamente riuscita, che si conferma un punto di riferimento nel panorama delle ultra trail italiane.